Marengo non ha altre fonti di lavoro. È l'unica fonte di lavoro che abbiamo da Magadan Indi. Trovatemene un'altra, salvo le cinque fonti e gli artigiani che la maggior parte, come il sottoscritto, lavora in buona parte per le case secondarie. Io mi dispiace su questo piano, sono assolutamente contrario alle case secondarie. Spiego perché. Il mio comune ha quasi occupato interamente la zona edificabile, attualmente è quasi terminata, e dico fortunatamente non dal punto di vista ecologista o di sinistra, ma perché sono tutti monoloculi, sfruttamento al massimo e solo per giudizi tedeschi, germanici, eccetera, eccetera. Per l'amor di Dio, ci portano soldi, io lo vedo, sono nato e cresciuto a Piazzonia, i miei parenti hanno dei commerci, quindi so benissimo cosa porta principalmente lo svizzero tedesco, che è il turista che viene da noi, e anche un gran turista, perché comunque è anche educato, rispettoso dell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi è un buon turista, dobbiamo tenercelo e cullarlo. Però, dico, a Piazzonia, quando io ho fatto sulle case, il terreno costava circa 200 franchi al metro, stime delle banche. Ora costa 550 franchi al metro, a Piazzonia, stime delle banche, della stessa banca. Mi chiedo, un giovane del Gamarogno che volesse andare a abitare in un comune, Sant'Abundio, Caviano, San Nazaro, Vairano, Piazzoni, o ex frazioni, oggi non se lo può più permettere. Perché queste case secondarie sono. Se non facessi una mega palazzina a Piazzoni, a un municipio si è posto, il cantonato permette 12 appartamenti di lusso. Cioè, non so, questo vuol dire veramente distruggere l'unica cosa che noi abbiamo, il nostro territorio. È l'unico bene che noi abbiamo, che non siamo stati in grado, e io mi ci metto, perché i miei 6 anni di colpa ce li ho. Non siamo stati in grado di tutelarli, perché il PR è arrivato tardi, la zona primaria sta arrivando, ma sta arrivando tardi, e quindi poi è chiaro che si può discutere di zona primaria dove e come, ma per l'amor di Dio lì non voglio neanche entrare nel merito, perché devono fare i tecnici, gli ingegneri, gli architetti, gli specialisti del ramo, sapere dove è meglio una zona primaria e dove non è meglio. Ma io l'ho visto in prima persona. Abbiamo attualmente più di 60 cantieri tra piccole e grandi persone, non so se vi rendete conto, non esiste più un comune di una volta. E non sono nostalgico, non parlo della vigna o delle piante di pero o di frutto, perché non è questione di quello, ma è questione veramente, abbiamo delle giovani famiglie che sono andate recentemente a trasferirsi a Carepezzo, sì, Carepezzo, fuori dalle scuole, perché comunque è ancora un po' più abbordabile, forse il terreno e boh, ci sono mancati servizi, eccetera, eccetera. Quindi veramente il non aver saputo limitare un'edilizia e puntare su un'edilizia di qualità, secondo me, questo è il mio punto di vista, sta rovinando il territorio, e il territorio è uno dei beni principali, come hai detto tu, che dal Virano in giù è il bene principale che abbiamo da vendere, da vivere noi in primis, ma anche da vendere, da propagandare. Io non lo so se il tedesco che veniva negli anni 60 a Piazzonia, io non voglio più piazzare, adesso sono anziani, vengono i figli, che veniva a Piazzonia o a San Nazaro o a Vairano a fare la passeggiata, in questo momento così contento di andare in giro a piedi per Piazzonia, per Vairano. Sant'Abundio, comunque io parlo di comuni secondo me un po' più deturpati che mi sembrano in questo momento San Nazaro e Piazzoccia, cioè io mi sento veramente triste, e per l'amor di Dio io sono di centro-destra, non sono un oltranzista verde che dice no alle costruzioni, no, però credo veramente in un'edilizia di qualità, perché il territorio è l'unica risorsa che noi abbiamo, e come ho detto, Piazzoccia fortunatamente è zona edificabile, è finita. È finita, perché altrimenti verrebbero svolte palazzine, non sono più case, sono palazzine, e un giorno non va a abitare comunque una palazzina di quelle che stanno facendo sopra il Gorchino, sono appartamenti lussuosi, li hanno chiamati. Cioè, ecco, quindi veramente sono d'accordo con limitare, perché gli artigiani, io ci sono tanti artigiani che lavorano per i tedeschi, io dico, cioè, per i tedeschi, perché la maggior parte sono loro, chiaro, però, cioè, cerca da dire che oggi il turista che arriva in Ticino, siamo onesti. Se non si porta la carta da toilette da Zurigo, la va a comprare all'Aldi o in Italia a mangiare il pesce, cioè bisogna anche dire che anche questo sta cambiando un pochettino, cioè dobbiamo essere realisti, creano un benessere, però è giusto cullarli, però io dico, ma cuniamoci prima un po' noi e ci viviamo qua. Questa è la mia Solo una risposta, dopo la No, 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 una la parola. risposta sola. È il mio concetto. È l'illusione pensare che il costo dei terreni non aumenti comunque, indipendentemente dalle case secondarie. Perché l'ozone, che non mi dire che è turistico, tu vai adesso a comprare l'ozone in legna verso Camigliano, R2,
Ecco, se quasi sciami la frase. No, io ormai non lo so. Ecco, per cui non dar la colpa, per favore, alla Non è la cosa che discutiamo sempre di questo problema solo in termini finanziari. E poi sempre in termini di penalizzare la casa di vacanza. Io ho sempre fatto un altro discorso. A me me ne frega della casa di vacanza, a me preoccupa il fatto che stiamo perdendo struttura a livello della popolazione, dei giovani e di chi tiene in piedi il paese. Noi continuiamo, è il modello che va cambiato, perché io capisco già tra l'undici, quindi quando dobbiamo sempre aumentare il PIL, perché si è creato un sistema dove quando prendiamo il 2%, no, Gian Pietro, andiamo più in crisi. Forse, ma questo è un discorso molto difficile, bisogna imparare che le crescite vanno fatte diverso, che il PIL non va calcolato solo in franchi, va calcolato anche in qualità, ci sono anche questi crediti che restano di noi. Però noi dobbiamo preoccuparci di cosa resta dei nostri paesi, perché dopo che la gente dice, esercoli stessa giro, ma guardatevi un po' in faccia, chi viene dopo di noi? Ma scusate, adesso vi faccio la domanda. Magari poi ci diranno che abbiamo bruciato la generazione precedente, non che se mi stai come integrare, solite storie. Però guardate che il problema è lì. Io non voglio che ci sia un comune nuovo che poi abbia il moltiplicatore per forza 70% perché facciamo i milioni. Io voglio un comune che crei una situazione dove finalmente il Camparoino riprende un attimino un po' di vitalità, perché dico, magari, insomma, Vila magari ancora tutta una sua attività, Piazzonia vedo che si lavora ancora, ma qui il Basso Campaleno mi preoccupa, ma me preoccupa un po', il Basso Campaleno sta andando nell'oblio, quindi il Comune non dovrà anche un attimino darsi da fare per rimettere un po' di energia, altrimenti chi capporta anche istituzioni, chi capporta anche le opere, chi capporta avanti il futuro del Campaleno. Quello è un discorso che ha un suo aspetto legato a quello che diceva Luca, se continuano a farsi il cadavacanza, qui come si fa il cadavacanza? Ha disegnato ma che economia distrugge, mangiasse i territori, sempre con una crescita veloce, perché lui non sempre investì in quello della domanda, con più la pazienza rispetto a una cliente che è in situazione, è un perdono di sostegno, che non c'è. Ma che comunque la porta avanti una politica sociale nell'ambito dell'orologio, la provasse a analizzare 30 anni fa e visto cosa succede. Però questi i temi che ho affrontato, mi può rispondere, no, però devo affrontare che temi chi, perché niente, non ci può fare da cara un milione. Comprare il treno, fare da casa un milione, è malcontento. Insomma, fermo se ci problema qui, ma è una scelta politica, magari ci facciamo solo vacanza, casa di vacanza. Ma i giovani dovevano fare no, ma che... No, mi ha dato un grande forza perché io qui tocchi i capi per due settimane avanti. Però scusa, tu Luca dicevi che se l'aggregazione sei contento che viene tutto centralizzato così, e le scuole e l'asilo, però noi qui abbiamo una sezione di asilo, spero che non andrà via da Cerva perché no. Sarebbe una cosa, cioè, no, anche perché è la vita del paese, no? Insomma, una premessa, no, io non faccio centralizzazione, non c'è assolutamente una nostra competenza, no, io dico che se un domani un municipio decide che gli asili potranno essere tutti a Vila per una qualità, a me come cittadino va bene, capisco dove dire, a me per la qualità in questo senso. Poi, per dire che non eravamo legati al campanilismo, era che fosse iniziato a parlare di campanilismo, io non sono legato a questa territorialità, se un domani a Vila c'è, adesso io dico Vila per, vabbè, solo come esempio, c'è una scuola che offre un pre-scuola, una buona scuola, una buona mensa e un dopo scuola per i genitori che vogliono, devono lavorare tutte e due. E per l'amor di Dio, io da sindaco mi sono perché io mio figlio fino a Vira. Era questo il discorso. Poi crescere e rimango dove sono adesso, no, questo assolutamente non è mia. No, il fatto è come si diceva, sì, che no, è il peccato che se... Però se non ci sono giovani, se non ci sono più giovani, sì, io chiaro, se non giorno... Da noi, scusate, sono arrivati in cancelleria, addirittura 15 cancellerie dove sono gli appartamenti di vacanza affittabili. È arrivato adesso Veloci, giovani di Contone o giovani di Molise che vogliono venire a abitare nella nostra regione tra Bairano e Fosano perché li tengono carina, non trovano più niente, prezzi proibitivi e terremoti, si scordano veramente. Poi io non voglio essere con Giancarlo, lui è vecchio di mestiere, io ho pensato nella mia umanità che la domanda c'è al mercato, terreno non ce n'è più, quel poco che c'è,